Madonna, che capelli, devo andare a mettere i capelli. Come sto? Sembro un Oompa Loompa. Inquadratura c'è? Tutto bello, tutto fresco. Bene, ciao! Questo è il Naso Dani, il primo canale d'Italia in cui si parla esclusivamente di profumi di nicchia e oggi vado a flexare, come si dice in gergo giovanile, dei profumi che mi hanno dato all'Excence 2020. Flex Excence. Flex, flex, flex Excence. Funziona bene come concetto. Flex. Sì, faccio vedere un po', no, al bicipite, li flexo, ve li faccio vedere, ve li faccio godere con me. Ci saranno anche degli unboxing in questo video perché non li ho ancora aperti tutti, mi hanno dato varie confezioni, insomma flaconi a grandezza naturale, come si suol dire. Tanti decant, ma quelli magari ve ne parlerò a fine video, però per adesso vorrei farvi vedere proprio le confezioni che mi hanno dato, che soprattutto molte me le sono scelte in realtà, è andata così. Io parlerò solo dei migliori profumi che mi sono stati dati, il resto molto probabilmente ne parlerò in altre recensioni, però quelli che mi hanno proprio colpito tanto 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 ve li dirò già in questo video di unboxing barra flexing, flexing, non solo per far vedere quanto sono figo come influencer e che mi danno i profumi gratis, assolutamente no, soprattutto per chiedere a voi, per sapere il vostro parere, la vostra opinione, se già avete un po' idea, avete già sentito, e eventualmente mi piacerebbe sapere quale di questi profumi desiderereste che io approfondissi in delle recensioni ad hoc. Quindi questo è il motivo di questo video. Anzitutto una cosa che ci tengo a dirvi è: sono da poco su Instagram, mi state seguendo lì, tipo siete in 6 adesso, no? Da tipo un centinaio di follower, però se volete aiutarmi a far crescere la mia pagina Instagram, ecco qui trovate il link, comunque è Naso Dani, la nicchia. Abbonatevi al canale perché io contenuti segreti ogni tanto ne pubblico e pubblico molti sconti segreti, molte novità, a volte faccio anche dei giveaway, regalo dei decant, regalo delle bocce di profumo. Ancora non l'ho mai fatto con bocce di profumo, ma ho intenzione di farlo in futuro, anche perché non so più dove entrare in casa, sono pieno di profumi. Quindi abbonatevi, fate una cosa intelligente, o al programma premium oppure al programma base. Il programma premium ovviamente offre dei vantaggi ancora maggiori, costa di più ovviamente, ma ne vale la pena. E poi potete seguirmi su Facebook e Telegram, Telegram Naso Dani, Facebook Naso Dani, il gruppo. Naturalmente desidero ringraziare tutti i brand per avermi fornito questi grandissimi capolavori, soprattutto anche per avermi dato modo di sceglierli nel loro campionario. Poter parlare di queste meraviglie anche tutte insieme, poi ne parlerò singolarmente in un video ben preciso, ma poterne parlare ai miei iscritti per me è veramente un onore e ringrazio veramente tanto le aziende che mi hanno dato questi prodotti. Di robe veramente ce n'ho una marea di cui parlarvi, raga. E non vedo l'ora perché sono tutti prodotti eccellenti, tant'è che insomma io me li sono scelti, mi hanno dato la possibilità di scegliere e quindi me li sono scelti. Partiamo con un unboxing. Allora, Canone Inverso, ragazzi, Federico Fumo, un brand nuovissimo italiano della zona di Spoleto, insomma, quindi centro Italia. Loro sono fantastici, hanno un team di lavoro stupendo, io li ho conosciuti di persona proprio ad Excence e addirittura è stato il primo che sono riuscito a intervistare. Il video di Sans, tra l'altro, la seconda puntata è in arrivo, solo che ci sto lavorando un bel po' e quindi arriverà. Ma adesso andiamo a parlare del mio preferito, personalmente questo è il mio preferito di tutta la linea, Canone Inverso, è una cosa pazzesca. Facciamoci questo unboxing. Anzitutto si può vedere, insomma, la classe, l'eleganza del packaging. Qua vediamo lo stemmino dorato, è in cartone bianco il tutto, eccola qua, bellissima confezione. Bello, 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 bello. Mi piace. E tra tutti mi è stata data appunto la possibilità di sceglierne uno della sua collezione. Io ho scelto lui perché proprio per me questa è una roba, raga, che ancora non avevo preso le mugliette, pardon. E dicevo che questo ancora lo conosco in troppo pochi rispetto alla qualità incredibile del prodotto che è. Ve lo vado a descrivere velocemente, anche se non abbiamo, non voglio fare una roba lunga 4 ore, ma comunque confido sul fatto che a voi piacerà molto questo video perché ci sono un sacco di novità anche. Madò, raga, cioè, vi giuro, cioè, questo
è un piacione nuovo. Cioè, è difficile creare un profumo nuovo che però sia anche piacione. Piacione vuol dire che, cioè, tu lo spruzzi e piace a chiunque. Cioè, questa è una roba, io lo so già, è una cosa che spaccherà il mercato. Dopo la mia recensione che feci un anno fa, la mia top 5, molte persone lo acquistarono, dei miei follower, e ho visto che tanti mi hanno ringraziato, perché mi hanno detto: ma cavoli, ma non conoscevo questo marchio, è stupendo, la proiezione, la scia è stupenda, è un profumo elegante, è un profumo versatile, fresco ma anche caldo, apre con note molto piccanti e agrumate di zenzero, bergamotto e pompelmo, per arrivare poi a un cuore di tabacco e cipresso. Questo doppio aspetto, agrumato ma anche riflessivo, no? L'agrume è quello che dà questo sparkling molto frizzante, e invece tutto ciò che è, insomma, il tabacco, il cipresso, già richiama un ambiente molto 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 più riflessivo. E nella base, delle note conturbantissime di labdano o labdano, dipende dai punti di vista, e note acquatiche. Quindi è un po', è un viaggio nel tempo, è un viaggio che vi fa partire dall'estate e vi porta in autunno e vi porta in inverno e vi porta in primavera e nuovamente in estate. Bellissimo! Ve lo consiglio un casino. Io sono felice di essere stato il primo a parlare di questo brand, perché è un brand pazzesco. Mi raccomando, io vi suggerisco tantissimo di prendere il suo Discovery Kit, perché veramente, credetemi, merita un casino. Loro mi hanno dato anche questo olietto. È un olio prezioso, cioè impreziosito, sia con delle sostanze appunto idratanti, quindi è un olio che ha delle proprietà dermatologiche, ma anche con dei, no, dei glitter, dei brillantini. Lo trovo, a mio gusto personalmente, un po' più femminile. È una possibilità di portarsi, di farsi accompagnare da questa fragranza per tutto il resto della giornata. Dopo questo unboxing, io poi sotto penso che vi metterò tutti i prezzi dei prodotti, perché comunque da sempre, cioè, vi aiuta un po' ad orientarvi, a capire se effettivamente può essere un prodotto che fa per voi o meno. Questo, il 50 ml, costa tipo 714 euro. È un olio, è l'olio di Acampora, il Musk Pure Essence, che è storicamente definito come un po' il padre della nicchia italiana. Molto bella la boccetta, perché si apre così, col tappino, non ha dei diffusori, non ha degli atomizzatori. Voi vi prendete il tappino, ve lo spalmate direttamente sulla pelle, così. Questo molto probabilmente sono già 10 euro di olio che mi sono messo. Questa è veramente poesia, io l'ho già detto in fiera quando intervistai una marketing manager del marchio. Vi dico però qual è il mio punto di vista, perché a voi, se mi guardate, a voi vi interessa cosa ne penso io. Cosa ne penso? È un prodotto eccezionale, è un prodotto per pochi, è un prodotto per quelle persone che veramente amano una determinata tipologia di fragranze. Tutti gli Acampora in generale hanno un po' questa caratteristica di essere unici, prodotti di altissimo lusso, di italianità e prodotti anche di un certo valore chic. Questo cosa mi ricorda? Mi ricorda, io l'ho già detto più o meno, ma provo a ridirlo qui, l'odore di un ruscello di montagna. So che può un po' disorientare questa descrizione, ma per me è quell'odore in un ambiente naturale al massimo, con un'aria proprio ossigenatissima e con quest'acqua pura che scorre tra le rocce. So che è un po' anche bucolico, forse anche un po' scontato come visione, ma questo è ciò che è. Per chiunque ami i profumi che sanno di pulito, questo è letteralmente un sacro graal. Non credo che riuscirete mai a trovare qualcosa di meglio di così. Lavanda, violetta, gelsomino, patchouli e soprattutto questo muschio alla base, che gli dà proprio il suo carattere pulito, paradisiaco, cristallino, stupendo. Acampora mi ha fornito anche questa meraviglia qua, che è azzurro di capri, bellissimo. Anche sto decantino qui, tipo, è piccolino, ma tipo da solo, tipo, costa, non so se, tipo 100 euro sta roba qui, una roba pazzesca.
Bellissimo. Fiori d'arancio, fiori di mughetto, patchouli nel cuore della fragranza, gelsomino in apertura con varie note agrumate, vi portano proprio in spiaggia. Vi portano in piena estate, in un'estate campana, in un'estate a Capri, un'estate mediterranea, un'estate verace. Il mare è in lontananza, i raggi del sole ne colpiscono la superficie e voi sentite nell'aria l'odore di questi agrumi fruttati. È spettacolare. Facciamo un altro piccolo unboxing di questo altro capolavoro, è Bruno. Bruno, l'inventore di Acampora, si chiama così il prodotto, dedicato appunto a lui. Non è facilissimo da aprire, ho visto anche nell'altro, mi è partito via purtroppo, c'era l'H qui. Vabbè, comunque sono prodotti stupendi, mi piace da morire il loro packaging. Vediamo, provo come si fa. Io lo apro così, vediamo un po' quello che succede. Non voglio rompere la cera lacca. Così è aperto, fantastico. No raga, cioè, questa è un'ode al patchouli. Me lo metto qua sul dito perché adesso c'ho un olio qui, una roba qua. Mamma mia, che piangere, che piangere di gioia. Ecco, per gli amanti del patchouli, questa è proprio una di quelle incredibili fragranze patchoulose. Un trigono di zafferano, patchouli e oud. Molto orientale, seppur mai aggressiva, mai scontata, mai banale. Anche l'essenza di zafferano ha il suo valore. Mescolato poi a un oud, a un agar oud particolarmente intenso e non fecale. Stella di questo capolavoro, a mio avviso, è l'unione tra il patchouli e la rosa. Quindi rimaniamo sempre in qualcosa di orientale, da mille e una notte, sensualissimo, accattivante, elegante, stupendo. E ringrazio Acampora per avermelo fatto scegliere tra i vari campioncini. Andiamo al prossimo! Io direi, abbiamo fatto Italia, facciamo un po' qualcosa dall'est. E adesso vi parlo di un altro marchio, insomma, uno tra i miei favoriti. Si chiama Olfactive Studio e questa è la loro ultima novità. Io vi avevo parlato di Still Life in Rio, so che l'avete acquistato in tantissimi, so che moltissimi sono stati felicissimi dell'acquisto, molto felici sia del prodotto che delle prestazioni, quindi sapere che voi siete felici, io sono felice con voi. La loro ultima uscita, Dancing Light, cioè luci danzanti, dedicato, come sapete il marchio crea fragranze rispettivamente a foto scattate da grandi fotografi. In questo caso il soggetto non è uno still life, ma è un soggetto panottico, una panoramica di un'aurora boreale, quindi richiama già dei colori freschi, dei colori cangianti, verrebbe da dire psichedelici e narcotici. Ed effettivamente il naso che ha composto questa bellissima fragranza, devo dire che secondo me ci ha acchiappato in pieno. Dancing Light Olfactive Studio. Oh my goodness. Mamma mia, bello, 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 bello. Non, diciamo che le loro fragranze non deludono mai. Qui il loro gioco è stato nel creare un profumo legnoso, aromatico e molto molto verde, che apre con note di menta fresca che dopo un po' svaniscono quasi sovrastate da un neroli molto molto piacevole e da un gelsomino indiano di altissima qualità. Poi, una volta che tutto questo fiorire è sbocciato, ritorna la menta, un twist, cioè si parte da un punto, si va avanti, si torna allo stesso punto e si va avanti ancora. È un po' come l'idea luminosa di un'aurora boreale, questa nube luminosa che sembra cambiare sempre di continuo, ma in realtà i disegni che va a creare nel cielo sono sempre più o meno gli stessi, i colori sono sempre più o meno gli stessi, quindi è dinamico nella sua staticità. Bello bello, elegante, adatto a chi ama le note di gelsomino. Qua si sente veramente tanto il gelsomino, è una nota che comunque spicca sempre, anche in piccole quantità spicca il gelsomino. E la menta, quindi ecco, se non amate la menta e se non amate il gelsomino, questa non fa per voi assolutamente, non compratela. Ma se queste due note vi piacciono, qui uscite di testa, io ve lo dico. Grazie anche al Olfactive Studio per questo. E poi mi avevano chiesto se volessi scegliere un altro prodotto. Ho detto no, ma datemi
un campioncino, cioè non è che sto, cioè ero pieno di busti, eccetera. Mi hanno dato allora questo bellissimo 15 ml da viaggio, ma guardate che bello che è, di un profumo che io ho già sentito e mi aveva già fatto impazzire, si chiama Vanilla Shot. Io sono un amante dei vanigliati, dei gourmand, come sapete. Guardate che bello, cioè riprende un po' la loro linea, quella cuoiata, che costa un filino di più rispetto a quello solo in vetro, come ad esempio Dancing Light che vi ho fatto vedere adesso, oppure Still Life in Rio, e quindi richiama un po' questo cuoio. Vedete qua che ho scritto il Factive Studio, eccetera, eccetera. Il tappino è lo stesso, si apre e c'è l'automatizzatore, ma guardate che bello che è stupendo, lo adoro. E adesso vi vado a parlare di Vanilla Shot, perché questo pure è un'altra roba, cioè per chi, insomma, apprezza i vanigliati, insomma, è da sentire. Particolarissimo, particolarissimissimissimo. Mi ricorda un qualcosa di... della mia adolescenza, non so se è un cibo o una bevanda, non so dirvelo, è probabilmente una qualche bevanda o qualche gelato, non so, qualcosa che assaggiai in adolescenza, me lo ricorda pienamente, è frizzante, adesso senza addentrarci nelle mie sinapsi mentali, delle quali magari non ve ne frega assolutamente nulla, però... è un ambrato molto dolce, molto vanigliato, però con note balsamiche e fruttate. Nel cuore abbiamo frutti secchi e dopo Ponax e rosa. Di note vagamente anche quasi ecclesiastiche, senza però arrivare all'ecclesiastico. Con questa vaniglia divertente, quindi unisce un lato più serioso di resine, mirra, benzoino, che richiama l'ambiente spirituale, contrastando invece con qualcosa di divertente, di spensierato, che è appunto questa nota di vaniglia unita insieme al caramello. Molto bella anche la nota di coriandolo, che è questo odore, no, come sapete, un po' astringente, particolare, non a tutti piace, quindi ecco, andateci piano se volete, se pensate ad un blind buy, ecco, questa siamo lì per un blind buy. Non ve la consiglierei per un blind buy, però da sentire insieme al loro Discovery, perché no? Quindi grazie Olfatti Studio per questa piccola grande meraviglia. Andiamo avanti, abbiamo fatto estero, adesso torniamo un po' in Italia. Evil Angel! Ops, qua mi si è un po' bagnata la custodia fuori. Evil Angel di Pazzaglia, che voleva essermi consegnato, volevano consegnarmelo proprio lì in fiera insieme ad altri decanti e altre cose. In realtà non c'è stato modo perché io ero di fretta, lui era di fretta, i loro assistenti marketing erano di fretta, quindi la fretta, come sappiamo, è un po' nemica delle cose buone. Però fatto sta che, insomma, mi è arrivato ieri, però ve ne parlo comunque in questo video perché... tanto comunque una recensione ad hoc ce la farò, perché di questo c'è tanto, 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 tanto da dire. Evil Angel, l'ultima uscita appunto di Lorenzo Pazzaglia, poi lui mi ha inviato anche delle robe, raga, da perdere la testa. Solo che sono tutte top secret e non ve ne posso parlare purtroppo in questo video, ma molto presto vedrete che usciranno delle cose, secondo me, da farvi venire le lacrime agli occhi e i brividi. Perlomeno questa è stata la mia reaction a queste news. Ma comunque, anche tornando a questa news, qui non scherziamo. Cioè, abbiamo innanzitutto un prodotto che io stesso in persona avevo consigliato proprio a Lorenzo di portare avanti. Cioè, a me 2809, il primo decantino, mi fu mandato tipo ad ottobre, novembre circa dello scorso anno, quindi l'avevo già sentito, era una fragranza che già conoscevo, e Lorenzo mi disse: ah, ma io ci punto molto in questa fragranza, cosa ne pensi? Ho detto: guarda, per me è top del top level. Qui lui, secondo me, è andato oltre, ha creato qualcosa di nuovo, qualcosa di veramente nuovissimo, non che le sue altre fragranze non siano nuove, attenzione, però qui è proprio, cioè, è una roba che non si è mai sentita, una roba così. Probabilmente è il più difficile da descrivere, infatti mi prenderò un po' di settimane. Porca miseria, ma chi è che mi suona adesso? Raga, sul più bello, le cose sul più bello arrivano così. Comunque ve lo voglio un po' un attimo raccontare. E io, siccome, allora, ci sarà tanto da dire perché è una fragranza cangiante, una fragranza
non semplice, cioè piacevolissima, è un piacione, è un grande piacione, ma non è un piacione scontato. Lo definirei il fratellino maggiore o minore, non lo so, diciamo il fratello di Pax, cioè ha un qualcosa di Pax, però qui va un po' oltre. Nel suo essere legnoso, fruttato e dolce ci sono note nuove, ci sono note di menta molto fresca, molto presente soprattutto nell'accordo iniziale, note di pioggia, note di assenzio romano, note di tabacco, note di varie vaniglie dolci, quindi è uno di quei profumi che unisce il dolce al salato, all'amaro, unisce la gioia con la riflessione, unisce tanti caratteri insieme, e questo viene un po' richiamato, no, nel loghino, questo qua, no, il diavoletto pipistrellato, chiamiamolo così, l'angioletto, chiamiamolo un po' così, l'angioletto pipistrellato. Divertente, l'ho trovato particolarmente interessante, soprattutto in linea, io parlo adesso del logo, del logotipo, in linea con le sue creazioni, con la sua filosofia, cioè creare qualcosa di elegantemente simpatico, no? Che funziona. Se fosse stato chiamato solo 2809, secondo me aveva qualche puntino in più, perché Evil Angel già richiama, insomma, qualcosa di meno simpatico, più comunque veramente top top. Per chi ama i profumi legnosi, fruttati e la firma di Pazzaglia, questo ce lo dovete avere, cioè non potete vivere senza, dovete avercelo assolutamente. Andiamo avanti. Torniamo un attimo in France, la France, e vi parlo di questa meraviglia che mi è stata donata proprio da François Henin in persona, dal suo team, Jovoy Fire at Will. Ecco qua, non abbiamo prezzo perché è una confezione in edizione limitata. Bello, 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 eccolo qua la boccia, mi sono veramente sentito come un re quando mi è stata data questa confezione, perché so di avercela solo io e pochi altri al mondo. È un oggetto unico e probabilmente nel tempo varrà ancora di più. Vedremo, insomma, come sarà, ma ciò che colpisce ancora di più, ciò che conta è il jus, cioè il succo, perché ciao proprio, cioè per gli amanti dei vanigliati questo è un ciao proprio. Vi dico subito una roba, allora. Come vicinanza, questo è molto molto vicino, potrebbe essere un'alternativa di Vanilla Bourbon di Farmacia Santissima Annunziata, che è una delle mie vaniglie gourmand preferite, e Mystic Sugar di Core Eterno. Cioè, mentre Mystic Sugar di Core Eterno forse è un po' più frivolo, un po' più divertente, qui abbiamo lo stesso gioco edulcorato, zuccheroso, dolce, che però assume una connotazione molto più sensuale, molto più sexy. È una arma mortale. Questo ve lo spruzzate addosso e vi si attaccano addosso le persone come le mosche, nel senso che è veramente una fragranza molto seduttiva. Io non sono solito consigliare fragranze per farvi copulare, però questa, se avete quel fine, sappiate che con questa cosa qui andate veramente a botta sicura, perché la vaniglia, questo tipo di vaniglie, questo accordo dolce edulcorato tra zucchero di canna e vaniglia, il fiore di mimosa in apertura, sempre con anche lì della vaniglia, del muschio e delle ambre, quindi è un floreale giallo vanigliato ambrato. Ecco, questo può esservi sicuramente un compagno di viaggio nelle vostre uscite seduttive, e non aggiungo altro. Bello bello, grazie Jovoy per questo dono unico. Oltretutto, adesso iniziamo a parlare un po' di decantini, perché comunque ve ne parlo, perché non è che solo, cioè a voi vi interessa sapere di profumi, non sul fatto che la mia collezione si arricchisca di cose uniche o meno. Sempre di Jovoy, io raga ho tutto il loro set adesso, che mi è stato dato proprio sempre da loro. Guardate, cioè è bellissima, la grafica è stupenda, loro ci sanno veramente fare tanto. Tutti i Jovoy sono qua e sempre, come detto, mi raccomando, fatemi sapere cosa vi interesserebbe che io recensisca. Oddio, mi è sfuggito un congiuntivo, non importa. Già che ci siamo, vi parlo subito dei decant, poi continuiamo con i prodotti.
The Gate, raga, marchio pazzesco. È un marchio fratello di Kajal. Con questi quattro prodotti all'oud, uno più buono di un altro. Impressionante, veramente impressionante. Pantheon Roma, carinissimi, mi hanno fornito praticamente tutta la loro collezione. Profumeria Nilu o Nilu, io non ho capito come si chiami ancora. Comunque li ringrazio. Qua dentro ci sono tutti i decan di Oman Luxury. Quindi molto molto presto, insomma, arriverà una recensione così. Ritorniamo alle confezioni, perché poi, insomma, a voi vi interessa anche vedere poi le confezioni. Lo so, perché siete degli amanti dei profumi a tutto tondo. Ocean of Midnight Moon mi è stato dato da Andreoli in persona, che ringrazio estremamente. Questo, che c'è da dire, questo è uno dei suoi capolavori, secondo me. Cioè, qui si sente proprio che lui ci ha lavorato tanto, ci ha fatto tanta ricerca, è uscito fuori con qualcosa di piacionissimo, che può veramente sfondare il mercato mondiale, ma cosa vi dico, di tutta la Via Lattea, secondo me. E le prestazioni, ragazzi, cioè... Ma non è tanto il dire si sente, non è tanto il dire che è dura, ma è come si sente. Cioè, è come arriva la molecola, è come viene disegnata la molecola nello spazio. Questo è il vero lavoro, il grande capolavoro di Andreoli. La sua eleganza che si sprigiona nell'aria, in questo capolavoro acquatico che unisce note marine, quindi si sente proprio la nota schiumosa delle onde di mare, note di gin tonic, perché nella sua visione c'era lui in una spiaggia di Formentera di notte con la luna piena, mentre sosseggiava da solo questo gin tonic. Questa nota di macchia mediterranea è tutto un grande sogno in boccetta, incredibilmente unisex. E appunto quello che a me ha colpito, oltre la fragranza in sé, sono le sue prestazioni, ma appunto non nel fatto che duri tipo 24 ore, quasi, ci siamo quasi, però dura veramente tanto, non 24 ore ma veramente tanto, ma proprio il come è, come si sprigiona il profumo. Un grande capolavoro, bellissimo. Grazie mille Andreoli per questa meraviglia. Terminiamo. Ah no no no, ce ne stanno ancora. Ce ne sono ancora. Ma quanto durerà sto video, mamma mia. Allora, che vi devo dire? Sorcinelli, Luce dei Cuori. Luce dei Cuori, che è una sua interpretazione incensata, aromatica, molto delicata, molto piacevole. Io l'ho già provato su pelle varie volte, mi è piaciuto tanto il fatto che sia un incenso gentile, un incenso che non desidera essere violento a livello olfattivo, è un incenso che semplicemente vi accompagna, si sente, ma sappiate che comunque è una fragranza particolarmente delicata. Oltretutto lui mi regalò anche ben due, adesso l'altro ce l'ho lì ma ce ne sono andati due, decantini della sua ultimissima uscita, che è Lux Visionaria. Bello 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 bello, perché come sapete nella sua confezione, nel suo packaging, c'è questa ametista in altro, bellissimo, è stupendo, bello 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 bello, perché richiama un po' il vescovo, cioè la figura del vescovo, che è ciò che dona la conoscenza spirituale secondo la cultura, ecco, cattolica. Sono un po' l'una la sorella dell'altra, cioè Luce dei Cuori e Lux Visionaria sono due espressioni di una stessa matrice spirituale, molto luminosa e molto interiore. Quindi non aspettatevi dei profumi da mega scia, non aspettatevi delle robe violente che ve le spruzzate e non se ne vanno più dai vestiti neanche dopo quattro lavaggi. No, sono molto più, non dico skin scent, però contribuiscono a creare un'aura che per sentirla dovete un po' avvicinarvi, ecco, alla persona. È un profumo più per voi che per le persone che vi stanno attorno, ok? Ho notato che sono abbastanza vicine. Certo, in Lux Visionaria questa luce acquista una magnitudo ancora più ampia, uno spettro olfattivo più ampio rispetto a Luce dei Cuori. Però vi dirò, se dovete fare un acquisto... se volete fare un blind buy, io vi consiglio di andare su Luce dei Cuori. Cioè, prendetevi Luce dei Cuori e sentite com'è. Cioè, se è per voi, tanto il prezzo, c'è un'enorme differenza di prezzo tra l'una e l'altra, anche perché
Questa è per la sua linea Superfluo, che è una linea, diciamo, parallela alle sue creazioni, come ad esempio la collezione Unum o alla collezione per sé, degli estratti per sé. È una collezione, diciamo, tra virgolette, mettiamolo molto virgolettatamente, un po' più sul commerciale, ma neanche commerciale. Più sulla cura del corpo, no? Superfluo si pone l'obiettivo di portare fragranze particolari nei bagnoschiuma, nelle creme corpo, eccetera. E lui ha voluto aggiungere questo prodotto insieme a un altro che si chiama poi Dolcissimo Sollievo, del quale mi ha regalato il decantino, che sì, piacevole, però non nelle mie corde. E quello che vi dico io è, se volete acquistarvi l'ultima di Sorcinelli, cioè Lux Visionaria, e spendere questi 300-350 euro, non mi ricordo neanche quanto costa, fossi in voi farei prima uno step precedente, e cioè prendetevi Luce dei Cuori prima, e poi se proprio vi piace sappiate che in Lux Visionaria troverete un incenso ancora più espressivo, sempre più o meno sulla stessa linea. E cioè un incenso un po' orientale, con note di sandalo, vaniglie, con note di patchouli, con note di rosmarino, legni nobili, legni preziosi, legno di cedro. Come se, dal mio punto di vista, è come se Lux Visionaria fosse davvero la versione 2.0 di Luce dei Cuori. Ecco, però belle, belle fragranze tutte e due, per chi ama gli incensati. Io le trovo veramente vicine, belle, 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 belle. Grazie a Sorcinelli per avermi donato il suo profumo. L'ultimo, Rubini. Concludiamo con Rubini, che è stato proprio, tra l'altro, l'ultimo marchio che ho visto lì in fiera. Marchio italiano di Padova, mi pare che sia. No, Mantova, pardon, la città di Rigoletto. Quindi qua vicino anche. Guardate che bello il packaging, con questa colata di... sì, è una resina che va a richiamare, no, il concetto di cemento, quindi dà un po' idea di fragranze comunque metropolitane, cosmopolite. Apriamo, speriamo che non mi voli niente via, e abbiamo dentro la boccetta. Avevano altre due fragranze in collezione che si chiamano Nuvolari, dedicato appunto al pilota, e Tambour Sacré. Io le sentii tutte e tre, e poi alla fine il personaggio che era lì nel bancone mi disse: beh, te ne possiamo lasciare qualcuna? E ho detto: scegli quella che vuoi, mi fanno. E io ho detto: a me piacerebbe molto Nuvolari, perché c'aveva queste note particolari di benzina, eccetera. E lui mi fa: no, è finita. E ho detto: vabbè, e allora vabbè, magari Tambour Sacré. Mi fa: eh no, è finita. E allora che cosa me lo chiedi? Mi ha dato Fundamental, però, che è figo, 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 figo. Un sincero grazie all'azienda Rubini per avermi fornito questa boccia, insomma, originale, col packaging, insomma, originale, del quale sicuramente ne parlerò in molti miei video, in alcuni video futuri, perché mi ha colpito tanto il loro marchio e questa fragranza. E questo è un po' un legnoso, agrumato, molto talcato e fruttato. Piccola osservazione sul packaging: tutto molto molto bello, tutte le proporzioni mi piacciono, la grafica mi piace da morire, i naming mi piacciono. Il tappo debolino, cioè l'ho trovato un po' cheap rispetto a tutto il resto. È davvero molto cheap, è una plastica nera, però è proprio leggerina, che va un po' a perdere, va un po' a perdersi questo concetto di lusso quando lo si tocca il tappo, quando si stappa la bottiglia, che poi è anche il momento più importante, no? Quando togli il tappo dalla bottiglia. Andiamo, e questo... questo è particolarissimo. C'è questa uva realistica. Immaginate dell'uva proprio messa in un piatto e ve la schiacciate con le mani e ci aggiungete del mandarino, del tangerino. Probabilmente a livello visivo sarebbe una poltiglia, una porcheria, ma se vi mettete sopra a snasarla diventa qualcosa di veramente impressionante, molto italiana, la sento una cosa veramente italianissima, sa di vendemmia, di raccolto, sa di ricchezza. Il tutto viene unito poi a un iris di Toscana, a una cera d'api, note anche qui ancora più agrumate e fiorite in testa, e nella base dei legni di cedro, vetivè, sandalo ed accordo cuoiato. Particolarissima, non ho mai sentito nulla di simile.
tutte queste comunque sono tutte nuove, mai sentite fragranze simili. Quindi se volete andare, if you wanna go with the new, di tutte queste che vi ho parlato oggi, veramente spaccano. Bene, queste erano tutte le fragranze che mi sono piaciute, che mi hanno dato Alexons. Spero che questo video vi sia davvero tanto piaciuto. Vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video. State sempre incollati al canale perché arriveranno presto delle profumosissime novità. Con Naso Dani non sbagli mai. Ciao!